Nel messaggio di Gesù c'è una realtà che ancora fa difficoltà a essere compresa. Non siamo venuti al mondo per caso, non siamo frutti di chissà cosa, siamo stati pensati prima ancora di creare il mondo. Dio ci ha pensato perché aveva bisogno di ognuno di noi per manifestarci in una forma nuova, originale e creativa. Pensiamo mai che da quando è apparso il primo uomo sulla faccia della terra non è comparsa mai una persona identica a noi? Non ce n'è. La vita, nella sua esuberanza, riesce a manifestarsi sempre in forme nuove, originali. Noi non siamo stati fatti in serie. Noi siamo dei capolavori. Un artista, quando fa un capolavoro, lo custodisce, lo crea, lo migliora. Noi siamo i capolavori della creazione. Quindi, qualunque sia la situazione che ci troviamo a vivere, qualunque sia la condizione che viviamo, siamo un capolavoro. Dio ci ha pensato prima ancora della creazione del mondo perché? Perché aveva bisogno di ognuno di noi per manifestarsi in una forma nuova, originale e creativa. Poi Gesù continua dicendo: perché io ho avuto fame e vi avete dato da mangiare. Il, tra virgolette, giudizio che di Dio nei confronti degli uomini esclude il mondo della religione. Qui, in queste sei azioni, non c'è nessuno che riguarda il mondo della religione, la spiritualità, gli atti di culto, ma soltanto espressioni di profonda umanità. Gesù non chiede: hai creduto, ma ti chiede: hai amato. Non ti chiede se sei entrato nel tempio, ma se hai aperto casa tua a chi ne aveva bisogno. Non ti chiede se hai offerto al Signore le tue cose, ma se hai condiviso il tuo pane con gli altri. Ecco allora Gesù che dice: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Dar da mangiare e da bere significa dare risposte ai bisogni elementari, vitali della persona. Non c'è bisogno di credere in Dio, non c'è bisogno di essere religiosi, basta essere semplicemente umani. Poi, e questo adesso non va tanto di moda, questa espressione di Gesù, perché si comincia a fare tanti distinguo, sì, però, ma vabbè. Ma la parola di Gesù non può essere usata soltanto quando ci fa comodo e quando ci pare, anche quando ci disturba. Ero straniero e mi avete ospitato. La parola di Gesù non si può camuffare, non si può anacquare. Ero straniero e mi avete ospitato. Inutile che diciamo: ma sai, c'era la legge, c'era... No, Gesù lo dice chiaro. Lui si identifica con uno straniero che viene ospitato. Nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. E poi, e queste erano conosciute nell'ambito della tradizione, questi gesti di misericordia, di compassione, ma una novità caratteristica soltanto del messaggio di Gesù, che poi i cristiani faranno proprio, è: carcerato e siete venuti da me carcerato. I carcerati a quel tempo non stavano in un periodo di detenzione, erano in attesa dell'esecuzione capitale, e certo non ci pensava il re a mantenerli. Visitare il carcerato significava dargli da mangiare, nutrirlo, e i carcerati nella cultura del tempo non provocavano nessuna compassione, si era cercato peggio per lui. Ebbene, Gesù arriva addirittura ad identificarsi con un carcerato. La reazione delle persone è di meraviglia. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato ti abbiamo dato da bere, eccetera eccetera. Ed ecco la risposta straordinaria di Gesù. Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, quando Gesù premette le sue dichiarazioni da queste espressioni, in verità, significa e che è sicuro e che è valido per sempre. Quindi non è condizionato a un determinato periodo storico, ma è per sempre. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli. Qui il termine piccolo significa gli insignificanti, i minimi, cioè gli invisibili, quelli che noi non vediamo.
Noi viviamo a un certo livello nella nostra società e ci sono persone al di sotto di questo livello che noi non li vediamo. Sì, li guardiamo, ma non li vediamo, non incontriamo il loro sguardo. L'avete fatto anche il fatto che Gesù ritenga compiuto verso se stesso quello che viene fatto verso chi ha bisogno. Non giustifica quella deviazione della spiritualità che afferma che bisogna vedere il Cristo nel povero. Questi non hanno visto il Cristo nel povero, hanno visto l'affamato, l'assetato, l'ammalato, il carcerato. Non ci pensavano minimamente che c'era il Cristo. Questo è importante perché una deviazione che ha preso proprio campo da questo brano del Vangelo ha portato ad amare le persone perché in loro c'è Gesù. E perché se non c'è Gesù lui dà da mangiare. E da qui viene l'espressione infame, oscena, lo faccio per carità cristiana. Cioè se fosse per me potresti pure schiattare, però per carità cristiana, che è offensivo. Non lo fai per carità cristiana. Il bisognoso va aiutato in quanto tale e non per una presunta presenza di Dio, del Signore, di Lui. Quelli che hanno fatto bene all'affamato, all'assetato, l'hanno fatto all'assetato, all'affamato, non a Gesù, che neanche immaginavano che fosse presente. Il credente non è chiamato ad amare gli altri per Gesù, lo faccio per Gesù. Gesù non ci chiede di fare queste cose per lui, ma con lui e come lui. Non si ama, non si fa del bene all'altro in vista di una futura ricompensa. Io adesso ti aiuto perché poi il Signore mi ricompensa. Ti aiuto perché invece Gesù nulla di tutto questo. Lo faccio perché conquistato dall'amore di Dio, con Lui e come Lui vado verso gli altri. Quindi Gesù si identifica con gli ultimi della società. Ma poi c'è subito il rovescio della medaglia. Poi dirà a quelli alla sua sinistra, via lontani da me, maledetti. Notate la differenza. Mentre prima Gesù ha detto venite benedetti dal Padre mio, adesso qui maledetti non c'è dal Padre mio, perché Dio amore e benedice. Perché sono maledetti? Chi li ha maledetti? Da se stessi. Chi rifiuta un aiuto che è fonte di vita, di sussistenza, di sopravvivenza? Quindi un aiuto vitale a una persona viene considerato alla stregua di un assassino. Infatti questa maledizione riporta la prima maledizione che c'è nella Bibbia, nel libro della Genesi, quella a Caino, l'assassino del fratello Abele. Quindi Gesù dice maledetti, non perché Dio maledice, Dio è amore, ma sono persone che hanno chiuso il loro cuore, la loro sensibilità, il loro aiuto con tutte le questioni, con tutte le giustificazioni che uno sa trovare in questi casi. Via lontano da me, maledetti, nel fuoco perenne, preparato per il diavolo e per i suoi inviati. E continua Gesù, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, eccetera. E la reazione di questi, anch'essi allora risponderanno, Signore, quindi conoscono Gesù. Queste sono le persone religiose, le più pericolose da incontrare quando c'è bisogno. Quando c'è bisogno, chiedete aiuto a un non credente, a un miscredente, a una persona al di fuori della religione. Perché le persone religiose hanno le mani troppo impegnate per pregare. Sono quelli che quando voi gli chiedete un aiuto, ti dicono, ti ricordano le preghiere. Le loro mani sono impegnate a pregare e certo, non possono essere disgiunte per accarezzare. Queste sono persone religiose. Quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo e malato in carcere e non ti abbiamo? Ecco la chiave. Servito. Il verbo servire è un termine tecnico della spiritualità cristiana. Il verbo è diaconeo, da cui viene la parola diacono che tutti conosciamo, che è tipico del linguaggio religioso. Quindi sono persone che hanno servito il Signore. Hanno servito il Signore e hanno ignorato il fratello che aveva bisogno. E ce ne sono di queste persone. Persone per le quali i doveri verso Dio sono più importanti e vengono prima dei doveri verso gli uomini. Gesù
nei Vangeli tutte le volte che si è trovato in conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bisogno concreto delle persone, Gesù non ha mai esitato, ha scelto sempre il bene delle persone. Facendo il bene delle persone si è certi di fare il bene di Dio. Spesso per fare il bene di Dio si lasciano le persone nella sofferenza. E quindi la sentenza di Gesù è molto molto severa a queste persone, che appunto sono i minimi, verso i quali queste persone, che ripeto, appartengono a un mondo religioso, si rivolgono a Gesù chiamandolo Signore e lo hanno servito il Signore, ma Gesù non chiede di essere servito. Lui, in questo Vangelo, lo ha detto molto chiaro, perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita per gli altri. Gesù non ci chiede di servire Dio e tantomeno di servire Lui, ma è Lui che ci chiede di collaborare con Lui e di metterci a servizio degli altri. E ripeto, queste categorie non possono essere selezionate, prese quelle che ci stanno bene e scartate quelle che ci danno fastidio. E soprattutto qui le persone che hanno aiutato non hanno fatto il processo al perché. Perché ti sei ridotto nudo e hai bisogno di essere vestito? Perché ti sei ridotto affamato e hai bisogno di essere sfamato? Per quale motivo? Per quale motivo sei incarcerato? No, non sta a voi essere giudici, giudici ce ne sono tanti, anche troppi, sta a aiutare la persona così com'è, indipendentemente dalla situazione, probabilmente le situazioni della vita, forse colpa sua, ha compiuto qualcosa, non importa, ha bisogno e tu glielo dai.